Ciao amorosissimi! Oggi con questo video tutorial andremo a realizzare insieme questi paraorecchie morbidissimi. Sono realizzati con un filato pelliccioso, comodissimi per gli adulti e perfetti per i ragazzi. Io in questo caso li ho realizzati rosa, poi ognuno di voi li farà con il colore che più preferirà. Prima di lasciarvi al tutorial vi ricordo che se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità che pubblico, vi basta iscrivervi al canale e attivare la campanella. E se il tutorial vi è piaciuto, regalatemi un like. Realizzare i miei paraorecchie, io ho utilizzato il filato Dion della Tessiland. È un filato che mi avete visto usare in diversi tutorial e lo adoro perché oltre ad essere morbidissimo è veramente molto 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 caldo. E per realizzare le paraorecchie ne ho utilizzati un gomitolo. Ci occorrono poi 4 cerchiette di cartone da 8 cm di diametro, un cartone che sia bello resistente. Se non lo trovate potete sostituirlo con della plastica. Un po' di imbottitura, un cerchietto per capelli di questi a fascia larga. Io ho comprato questi che erano già confezionati e poi ho tolto la parte della rifasciatura e l'ho reso nudo. Colla a caldo e un uncinetto numero 7. Innanzitutto ci serve il cerchietto. Se avete come me preso questi qui che sono già completi, vi basta andare a togliere la copertura. Altrimenti utilizzate un cerchietto in plastica senza copertura. Iniziamo con il nostro filato Dion e l'uncinetto numero 7 e andiamo a realizzare un anello magico all'interno del quale andremo a realizzare 12 maglie alte. Sostituiamo la prima con 3 catenelle, una, due e tre. E adesso all'interno dell'anello andremo a realizzare altre 11 maglie alte. Quindi una, due, sino a 11. Una volta che avremo terminato il giro, invece di chiuderci normalmente nel primo punto di base, perché è una cosa che molti di voi trovano difficoltoso, anche se si sente con le dita, andremo a lavorare tra le maglie, quindi in questo spazio, tra una maglia e l'altra. Agganciamo il filo e andiamo a realizzare una maglia bassa e 2 catenelle. E adesso facciamo un aumento, quindi nello stesso spazio tra maglia e maglia realizziamo un'altra maglia alta. E ripetiamo per ogni punto. Quindi spazio successivo, toccate con le dita, trovate lo spazio, vedete questo qui, e andiamo a realizzare nuovamente un aumento, quindi una e due maglie alte. Andiamo poi ad individuare lo spazio successivo e ripetiamo per un totale di 12 volte. Andiamo a chiuderci nel primo spazio con una maglia bassissima e 2 catenelle e poi andiamo a fare una maglia alta in ogni spazio. Quindi tra maglia e maglia, maglia alta, individuo lo spazio successivo con le dita e vado a realizzare la seconda. E procedo così sino al termine del giro. Quindi vado a fare un giro completo, punto su punto praticamente, entrando tra gli spazi. Una volta che avremo terminato, ci agganciamo nel primo spazio, facciamo una maglia bassissima, tiriamo, tagliamo e fermiamo il filo. Poi possiamo metterlo all'interno della lavorazione, tanto poi verrà coperto dall'imbottitura. Tiriamo dentro anche il primo filo dell'anello magico. Poi prendiamo un po' di imbottitura e andiamo ad inserirla all'interno della lavorazione. Così. Adesso riprendiamo il filo e l'uncinetto. E andiamo a realizzare esattamente la prima parte, quindi andiamo a fare l'anello magico, le 12 maglie alte e i 12 aumenti. Non facciamo il secondo giro di 24 maglie alte, perché questo sarà il coperchio. Una volta che avremo terminato, anche in questo caso andiamo ad agganciarci sempre nello stesso spazio, tra maglia e maglia, e chiudiamo con una maglia bassissima. Tiriamo, tagliamo,
fermiamo il filo e come prima lo facciamo entrare all'interno della lavorazione. Non serve tagliarlo via. E portiamo dentro anche il filo iniziale. E procediamo con realizzare un secondo paraorecchie uguale. Adesso prendiamo il cerchietto, il filato e andiamo a fare un nodino proprio all'inizio del cerchiettino. Così. Giriamo una volta e facciamo un paio di nodi. Uno e due. Ora con l'uncinetto passiamo sotto il cerchietto, tiriamo su e realizziamo una catenella. Passiamo sotto, agganciamo il filo, tiriamo su e lavoriamo una maglia bassa. Così. Deve essere centrata. Passiamo sotto, tiriamo bene, passiamo sotto, agganciamo il filo, tiriamo su e chiudiamo la maglia bassa. E ripetiamo, passo sotto, aggancio, tiro su e realizzo la maglia bassa. Poi ogni 5-6 punti vado a spingere i punti gli uni sugli altri in modo da uniformare bene tutto. E poi procedo con altri 4-5 punti, tenendomi bella morbida. Vado a realizzare i miei 4-5 punti, spingo i punti gli uni sugli altri, in modo da ricoprire perfettamente tutto il mio cerchietto. Poi prendo la colla a caldo e ogni 10-15 punti vado a mettere un punto di colla a caldo, faccio aderire la lavorazione in modo che così non si sposti. E procedo in questo modo andando a ricoprire tutto il mio cerchietto. Una volta che ho terminato di ricoprire il cerchietto, vado a realizzare una catenella aggiuntiva, tiro, taglio un pezzettino di filo, sfilo, fisso e poi vado a tagliare vicino al nodo. Adesso prendo un pochino di colla a caldo e la vado a puntare sull'estremità del cerchietto. Apposiziono il filato, lo faccio aderire in modo che così non si possa più muovere. Prendiamo adesso i due cerchiettini di cartone e andiamo a fissarli al cerchietto. Prendiamo la colla a caldo, mettiamo un punto di colla e andiamo a fissarla dalla parte interna. Così. Teniamo premuto per un po' fino a che non si asciuga. E poi andiamo a fissare il resto. Quindi andiamo a posizionare un bel po' di colla a caldo tutta all'interno del nostro cerchietto di cartone. Così. Un po' anche sopra. Poi prendiamo l'altro pezzo di cartone, lo posizioniamo esattamente sopra e teniamo premuto sino a che non si asciuga. Una volta fissati i dischetti di cartone, prendiamo il paraorecchie, la parte più cicciottella la posizioniamo all'interno, prendiamo il coperchietto, lo mettiamo sopra, così lo posizioniamo bene sopra, poi prendiamo ago e filo, ovviamente usiamo sempre il Dion, lo inseriamo nell'ago. E andiamo a bloccare tutto. Quindi entriamo all'interno con il nostro ago e filo, fissiamo un punto, facciamo un paio di nodi per bloccarlo. Dopodiché andiamo a fissare. Posizioniamo il coperchietto sopra e prendendo un punto da sotto e un punto da sopra andiamo a cucire. Punto da sotto, punto da sopra e tiro. Quando arrivo al cerchietto, vado a fare un giro intorno, quindi entro all'interno dei punti che ho messo sul cerchietto e vado ad incastrare praticamente la lavorazione anche in questi punti in modo da bloccare bene tutto, così. Poi faccio un giro col filato intorno al cerchietto, in questo modo, tiro bene e procedo andando a cucire esattamente come ho fatto prima, attaccandomi bene alla base del cerchietto, così, entro, punto da una parte, punto dall'altra e tiro. E procedo in questo modo
chiudendo tutto il paraorecchie da una parte e ovviamente anche dall'altra. Ed eccolo qui come si presenta una volta che lo avrete finito. È veramente molto facile da fare, lo avete visto, ed è davvero veloce, veloce, veloce. Perfetto per il regalino dell'ultimo minuto e per coccolare, perché no, anche le nostre orecchie. Il nostro tutorial a questo punto è terminato. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio gigantesco e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao amorosi!